Estamos de regreso con Potenza Azzurra, el programa que nos invita a descubrir los profundos lazos que históricamente unen a Italia con la industria de los motores. Como recordarán, nos encontramos en el predio ferial de Módena, con su superficie de más de 28.000 metros cuadrados, donde se está llevando adelante la quinta edición del Modena Motor Gallery, un evento que reúne los mejores automóviles y motocicletas vintage de la región. Motor Gallery nace hace 5 años y por los primeros 2 años fue solamente exclusivo auto y moto italianas. Y después hemos hecho un cambio y tenemos coches de todo el mundo. Es claro que estamos en la ciudad, dentro de 30 kilómetros hay la producción de Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Ducati. Y a 50 kilómetros hay un otro muy importante, un amigo, que es Dallara, que es el primero de las corridas que tienen en los Estados Unidos. Bueno, esta es la Motor Valley, es una tierra de Piacenza en Rimini, es una, con la Vía Emilia, es un territorio increíble. Este año hemos hecho esta exposición y también la otra, que es una cosa particular, porque es una asta, como se dice, action en inglés, y también exposición de coche muy viejo, ¿ok? Que tienen que hacer un restauro, tienen que hacer un trabajo muy fuerte, y otros tenemos el Museo Ferrari de Modena, el Museo Ferrari de Maranello, el Museo Lamborghini, ¿ok? Tenemos coches de la colección privada de Panini, se llama Hombre, más se llama Hombre porque el padre vivió muchos tiempos en Venezuela. Y Maserati, una colección privada muy guapa, muy importante. Buonasera, ci troviamo alla Fiera di Modena nell'edizione Motor Gallery in collaborazione con Motor Asta, che è la nostra compagnia che batte aste nelle maggiori fiere italiane. E quest'anno, come l'anno scorso, siamo ospiti qui a Modena per presentare un'asta forse un po' diversa, in quanto trattiamo tutte auto da restaurare. Infatti il titolo dell'asta è Rottami da amare, quindi diciamo le future principesse, che chi si accingerà ad acquistare questi modelli dovrà sottoporli a quei faticosi e lunghi restauri per farli tornare nuovamente allo splendore di un tempo. Qui c'è Luigi Pensa, che anche lui collabora insieme a me, che mi chiamo Andrea Vendramin. Abbiamo sede nel Veneto, a Treviso, che appunto presentiamo e battiamo l'asta. Quest'anno l'asta verrà fatta con una modalità diversa, non sarà un'asta all'inglese, quindi con una gara, ma verrà fatta con un'offerta scritta, quindi noi accettiamo le offerte di tutti i possibili compratori, le raccogliamo e domani alle ore 16 apriremo le buste e vinceranno i migliori. Diciamo che qui siamo a Modena, quindi alle nostre spalle abbiamo una Maserati, quindi è stata prodotta a pochi metri forse da dove ci troviamo, ed è un modello versione America, questa, di una Indy. Poi ospitiamo un'auto anche inglese, come la famosa Jaguar E-Type Roadster, e molte altre. De Tomaso, Lancia Flaminia, alle sue spalle abbiamo anche un'auto curiosa, che è un'auto in collaborazione con l'Inghilterra e gli Stati Uniti, la famosa Nash Healey, che è stata protagonista anche del famoso film Sabrina con Humphrey Bogart. E poi abbiamo molti altri, anche dei pezzi, non delle auto complete, come dei cofani di una Ferrari F40 da corsa, piuttosto che anche delle piccole motociclette come Lambretta,
e altri. In totale abbiamo una trentina di lotti in vendita. Sono originali, così come i proprietari, che sono tutti privati, le hanno, ce le hanno fatte trovare, e noi abbiamo cercato di portarle senza prepararle, senza farsi niente, e con la loro storia. Ogni auto ha un po' di storia, che volta per volta noi documentiamo agli interessati. Infatti volutamente abbiamo lasciato anche la polvere di un tempo sulle auto. Allora, siamo a Modena Motor Gallery, presso lo stand Massini Motors di Foligno. Abbiamo portato 3 esemplari Ferrari, 2 Porsche, entrambe molto belle, diciamo, sono. Diciamo, proveniamo da Foligno, vicino Perugia, e abbiamo questi esemplari qua in vendita. C'è stata abbastanza richiesta per la 550, la 308, diciamo un po' meno per le altre due Porsche, la 348, ma comunque c'è sempre interesse. La 911 che vedete, la 944, sono restaurate, mentre la 348, la 550 e questa sono conservate. Sono originali. Queste due, la 911 e la 944, sono state rifatte da sia di carrozzeria che di meccanica, interni, vanno molto bene. Allora, diciamo che per la parte meccanica, tutto quello che concerne la parte meccanica, motore, cambio, viene effettuata da noi in officina. Mentre per quanto riguarda gli interni e la carrozzeria, ci appoggiamo a delle ditte esterne comunque vicine dentro il territorio. La 911 ha subito un restauro, diciamo, quasi completo, riguardante tutta la parte meccanica e il motore. È stata riverniciata esternamente, mentre internamente erano stati fatti i sedili, diciamo la tappezzeria principale. Mentre della 944 gli interni sono stati semplicemente ripuliti, e la carrozzeria è stata riverniciata completamente esternamente. Di motore sono stati fatti diversi lavori, sia di distribuzione, testata, tagliando completo e freni. Allora, questa è un 550 Maranello del 97, monta un motore 5004 12 cilindri, comandata tramite cinta distribuzione, mentre questa qua è un 308, motore V8, 2 valvole per cilindro, sempre comandata tramite cinta distribuzione. Queste due sono conservate. La 308 ha subito qualche ritocco, ma sono comunque conservate. Non è stata né riverniciata tutta, gli interni sono sempre originali, quindi conservate. Queste qua sono tutte in vendita. Allora, diciamo, noi ci abbiamo, parlo in officina dove siamo noi a Foligno, abbiamo una clientela un po', diciamo, oltre a queste facciamo anche auto moderne, però è una clientela di un certo rango, sempre Porsche, Ferrari, Audi, BMW, queste macchine qua. Otro bloque ha llegado a su final. Recuerden que luego de esta última pausa del día, seguiremos disfrutando de nuestra visita a la Modena Motor Gallery. Enseguida volvemos con Potenza Azzurra.